Camera della Musica in questa puntata darà spazio al flauto, a composizioni di natura diversa. Avremo due protagonisti giovani, entrambi ventunenni, che sono Nicoletta Viviani e Matteo Benedetti, accompagnati dalla pianista Adriana Naccari, che è anche un soprano, e poi ce lo faremo raccontare. Nicoletta è nata a Seriate, ha già dato prova di sé in occasione del Festival Debussy qui a Brescia, si sta perfezionando, segue delle masterclass con importanti musicisti come Bruno Cavallo, Marco Zoni e altri ancora. Nel caso di Matteo il percorso è simile, studia con il maestro Walter Guindani, ha vinto il primo premio in un concorso che gli ha attribuito poi una borsa di studio, che è il premio Chimeri, e poi anche si è classificato primo in una selezione sempre per l'attribuzione del premio Marenzio. Adriana Naccari è nata a Montichiari, ha vinto molti concorsi internazionali durante la sua carriera, Castellaneta, Genova e in altri luoghi, e poi collabora con molte associazioni del territorio. Cominceremo ascoltando una composizione di Franz Doppler. Franz Doppler, che è un autore dell'Ottocento, è un autore notevole tra l'altro, però diciamo che è rimasto un po' in ombra perché grandi compositori hanno scritto nel periodo della sua vita, però ascolterete questo brano, anzi questi due brani, perché si tratta di un andante e un rondò, quindi un brano lento seguito da un brano veloce, e noterete la bellezza dei temi, specialmente nell'andante. Ci sono degli episodi, l'andante si interrompe a un certo punto con un episodio più vivace e per riprendere il suo andamento moderato, e l'inverso viene invece per il rondò, che ha appunto un andamento veloce spezzato da una pausa. Il brano successivo che ascolteremo non è completo perché è il primo movimento, ma di un concerto famoso di Mozart, che è il concerto K313, ed è un concerto che il salisburghese scrisse quando decise di andare a fare un viaggio per l'Europa, di ampliare le sue conoscenze, e andò a Mannheim dove conobbe tra l'altro Haydn e la sua orchestra, e questo brano è praticamente il primo brano concertante di Mozart, quindi un primo esperimento completamente riuscito. Thank you.
Thank you.
Thank you.